foodglory.com, trovate il link nella descrizione, fateci un salto e buona visione. Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati alla vostra Joker, siamo tornati signori di nuovo con un draft challenge qui su FIFA 16. Oggi siamo qui per fare la number one Food Draft Challenge. Abbiamo fatto il numero 2, il numero 3, oggi siamo qua per fare il numero 1, ma la prossima volta ci rimane il 4 e il 5. Quindi scrivetemi qua sotto nei commenti se volete prima il 4, poi il 5, oppure il 5, poi il 4 e poi come prepara a voi. Quindi mi raccomando ragazzi, un bel pollice in su per supportare sempre questa serie dei draft che vi piacciono un casino, proprio di quelli micidiali. E andiamo subito qua ragazzoli, sempre consiste nel prendere ovviamente tutto ciò che equivale al numero 1, quindi sia il modulo che allenatore, che giocatori, che capitani, che mutande. Quindi il modulo numero 1 che sarà il 4-2-3-1. E non è male, non mi dispiace questo modulo, vi dico la verità raga, non mi dispiace eh. Numero 1 Lionel Messi 96 raga. Che bucio di culo, Lionel Messi. Andiamo sempre con ATT con il numero 1 Griezmann. Va bene Griezmann, ci fa anche intesa, che bucios. Esterno sinistro con il numero 1 Alexandro, molto buono. Andiamo con il COC con il numero 1 Snyder. Va bene Snyder, non mi dispiace. CDC con il numero 1 ragazzi, Felipe Melo, Felipe Melo. Va bene che ci fa intesa con Alexandro. Ancora numero 1 Alonso. Questo non ci piace per niente. Andiamo con i difensori, difensori number 1 Piqué, man of the match. E andiamo ancora ragazzi, è ancora così Sivok, no? Era meglio Navarro a sto punto. Vediamo il terzino sinistro numero 1 Kurzawa, va bene Kurzawa, va benissimo. Ci vediamo terzino destro con numero 1 Bellerin, Podaschi Tossi di mortacci tua, però va bene lo stesso, mettiamo così, ci fa intesa. Portiere con il numero 1 Trapp, va bene Trapp. E andiamo subito qua con le riserve ragazzi, mamma mia, non mi dispiace questa squadra. Krychuk, va bene Krychuk. Medeiros, va bene Medeiros, un'altra cagata. Numero 1 Iniesta Toti, Iniesta Toti signori. Lo andiamo a mettere al posto di Snyder momentaneamente, anche se centrocampista. Iniesta va benissimo, ancora con il numero 1 Zuniga, guarda che c'era il pipitozzo Higuain 92, però ci prendiamo Zuniga, che è molto buono Zuniga. E se lo mettiamo qua mi fa intesa con loro, anche se non è proprio del proprio ruolo, ma va bene lo stesso. Number 1 De Jong, Footis, anche se c'era Sanchez che era molto buono, ma De Jong. CDC ragazzi, non mi dispiace, e lo mettiamo qua. Va bene, lo possiamo mettere lì senza problemi, è più molto più forte. Quanti bei Footis, Nani e Eriksen, ma ci prendiamo Trippier per forza. Andiamo ancora con il numero 1. Oddio, che roba che c'era qui ragazzi. Madonna mia, che ben di Dio che c'era qua, raga. C'è capitato Zlatan Ibrahimovic e va benissimo. C'era Shevchenko, Aubameyang, Suarez e Ronaldo. Madonna mia, raga. Quindi ci prendiamo Ibrahimovic, va benissimo lo stesso. Però mamma mia, Shevchenko non mi sarebbe dispiaciuto. Ci prendiamo Marlos con 81, che se lo mettiamo forse qui mi fa intesa perché è brasiliano. Non me ce manco, me ce va, no. Non gli frega niente che è brasiliano, quindi va bene così. Andiamo ancora avanti, sempre con numero 1 Toni Kroos, ottimissimo Toni Kroos, che se vado a mettere qua mi fa più intesa, e sinceramente ce l'ho da mettere, anche se non è la sua posizione, lo so, ma ragazzoli, chi se ne frega. Willems, terzino sinistro. Andiamo ancora con Dan, non mi piace molto Dan. E andiamo con l'ultimo giocatore, Tekin. Insomma, raga, non è che... Ah, aspetta che ci fa intesa. Va bene così, ci fa intesa ragazzi. Allora, vediamo qua se posso cambiare con qualche difensore oppure no. Allora, no, rimaniamo così ragazzi, rimaniamo così, perché sinceramente a me Toni Kroos, anche se sta qua sotto, per me può andare bene lo stesso ragazzi, senza problemi. Anzi, no, così è vero che c'è più intesa. No dai, mettiamo in SA4 Toni Kroos, mettiamola senza altri problemi o cose varie. Qui ci siamo con Griezmann, abbiamo un Ibrahimovic qui che possiamo andare a utilizzare, però momentaneamente non fa intesa, quindi ce lo teniamo a disparte. Vediamo l'allenatore con il numero 1, ci prendiamo Boros Skektos Krasun Frantus. 85-78 per noi signori, ecco qua la nostra squadra con 163 di valutazione, ma mi sono capitati dei giocatori molto 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 buoni ragazzi, cioè guardate che bello spettacolo. E ragazzi, vediamo un po' se riusciamo ad andare a vincere questo draft con questa squadra. Vediamo un po' ragazzi, sarà dura ma ce la possiamo fare. E vediamo subitissimo il nostro primo avversario, che squadra ci propone. La madonna raga, e porca miseria, vabbè che vabbè, ma questo è un po' troppo esagerata sta situazione qua.
Cioè, guardate che spettacolo. Siamo ragazzi, si inizia immediatamente. Speriamo ovviamente di fare subito qualche bel golletto. Anche se, raga, questo modulo è vero, mi piace, però diciamo che non l'ho mai utilizzato particolarmente, perché comunque non è facile, secondo me, da gestire un modulo del genere, perché abbiamo solamente una punta. Ok, buono. Buono così, ragazzi. Ancora Alessandro. Ancora Alessandro. Ancora Alessandro, che stavo passare, che stava a tirare, penso, una ciabattata che ammazzava qualcuno. Bravissimo. Mamma mia, come se ne va Zuniga. Come se ne va Zuniga, signori. Ancora Alessandro. Ancora lui. Ancora lui. Oh, gli fa la busta. Mortacci, dove ho fatto la busta, però. Alessandro, signori, 1-0 per Giocherigno. Immediatamente va a segnare Alessandro. L'ho visto bello carico, regà. Belli carichi, così mi piace. Dal settimo minuto Giocherigno va a purgare l'avversario con una squadra della Madhouse proprio. Messi, mamma mia. Ancora così, cazzarole, tiraci. Ancora Lionel. E bomba. Madonna mia. Ouch, l'abbiamo preso. Questo l'abbiamo preso, ci può stare. Che esultanza brutta, però. Ma di dinosauro, bruttissima. Va bene così, uno pare, ragazzuoli. Ci sta, ci sta. Vai Tony, dai Tony. Deviata, eh. Dovrebbe essere deviata, ragazzi, se non sbaglio. Infatti è così. Andiamo per Iniesta. Ancora Iniesta, se ne va da solo. Se ne va da solo Iniesta. Oh, madonna mia, fischia il rigore. Fischia il rigore, porca miseria. Bello, bello così, ragazzi. Non immaginavo che perdeva il pallone. Infatti ho continuato ad andare dritto come un treno. E meno male che Griezmann la butta in porta. Mamma mia, me lo sentivo che la lisciava. Grande, grande, grande. Va bene così, 2-1, raga. Beh, la madonna, questo è rosso per Ronaldo. Questo è rosso, raga. Questo sta rosicando proprio troppo. Ciao Ronaldo, stacce bene, va a dormire, va. Mamma mia, meno male, meno male, meno male, regà. Bomba! Porco due, che bomba! Porco due, Messi! Dai così, ragazzi, va proprio a chiudere con lucchetto, catene e non so che altro c'è potuto mettere sta partita. Una bomba al volo di Messi, subitissimo. 3-1, regà, perfetto, che bella partita. Bella, mi è piaciuta, mi è piaciuta, mi è piaciuta. Madonna mia, pensavo, ma dove rigore? Ragazzi, va a vincere questa prima partita. Buona, mi è piaciuta, mi è piaciuta. Sono molto molto soddisfatto. Ci andiamo a fare la seconda partita. Grande Alessandro con 9,3. E ci siamo, ragazzi, secondo avversario. E la madonna, ma che ci avete oggi? Oh! E porca miseria, posso capire? Vabbè, questo c'ha addirittura 3 Toti, un Toz e 3 Imhotep. Ma se bella squadra, ce l'abbiamo battuta una forte. E mo pure quest'altra. Dai, ci siamo, ragazzi, si parte immediatamente. Prima partita vinta, molto molto bella, raga. Oh, buh. Beh, mi iniziate già così? Mi inizi già così? Mi inizi già così? Mi inizi già così? Paiura, paiura, eh! Arca vacca, bellissimo. Prendila. Bravo, 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 va bene, ragazzi. 45esimo, dai. Sicuramente è il cartino giallo di prima perché l'ho ucciso, però va bene così. Comunque, ragazzi, stiamo trovando tutte belle partite, molto combattute. Eventualmente possiamo far entrare anche Ibrahimovic, che lo abbiamo, raga, me l'ho dimenticato, eh. Fallo. Fallo, 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 da lì è tosta. Ah, porca miseria, qua non ci voleva. Qui non ci voleva, perché mo Gareth Bale ci tira una susigna. Una susigna, no, ci ha inculato quanto può. Maledetto, maledetto. L'ho lisciata proprio. L'ho proprio lisciata, mannaggia a me, colpa mia, raga. Colpa mia, sto gol stupidissimo abbiamo preso. Raga, proviamo a fare il cambio. Leviamo Griezmann e mettiamo Ibra. Ci provo, ragazzi, ci provo. Dobbiamo provarci per forza, anche se... un po' più lento, però dobbiamo rischiare. Dai. Dai, Toni Kroos. Mamma mia, da fermo, raga. Che opportunità sprecata. Dai, 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 dai. Diamola qua. Diamola qua. La possiamo dare qui tranquillamente. E ci tira. Madonna, che briscola. Porco due. Se entrava quella, mi sentivo male veramente, raga. Mazza, che bella botta che abbiamo tirato. Dai. Bello. Oh, niente. Vaffanculo, Simo. Ti ha sprecato delle opportunità assurde. E questo almeno sì. Zlatan Ibrahimovic. Dai, ragazzi, è appena entrato Zlatan, va a cambiare subito le sorti della partita. Era nell'aria il gol, raga. Era nell'aria proprio. Dai, che bello, hai fatto l'errore. Dai, che hai fatto l'errore.
L'errore! L'errore fatto! Non bisogna sbagliare con Giocherino che ti purga! Hai fatto un errore e Giocherino ti purga! Grandissimo Iniesta! Bello, 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 ragazzi. Proprio questo si sta a massacrare le mani da solo. Bello, 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 bello. Mi piace sta partita. Mi piace sta partita. Bello così, ragazzi. Esulto io per lui. Dai, porca troia. Si fa tosta, eh? Si fa tosta. Ma a me piace così, va benissimo. Allora, leviamo Felipe Melo. Anzi, no. Leviamo Toni Kroos, che è anche ammonito, ragazzi. Se non famo danni. Mettiamo De Jong. Possiamo fare un altro impiccetto strano. Mettiamo Marlos a posto di Felipe Melo, dai. Fatto un impiccio strano, raga. Aia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 
ragazzi, finisce anche qui e si va ai calci di rigore, raga. Madonna mia, che partita! Mi è piaciuto veramente un bordello. Toni Kroos, pensavo la tassa centrale da come ha caricato, invece ci ha inculato. Zlatan ce la para. L'ho visto che quando si è spostato a destra, ho detto a posto, ci ha inculato. Ancora Royce. Perché non si è buttato? Ma sei maledetto, sei. De Jong. Ok, buono, buono, buono. Non capisco perché prima non si è buttato, ma va bene così. La da. Ma ta, sei un coglione. Ti sei buttato per terra. Ancora Marlos. Niente. Io che ho rigori, raga, proprio lasciamo perde. Vediamo se riusciamo a parargli anche questo. Oh, meno male, meno male. Almeno questo l'abbiamo parato. Dai, Iniesta. Buono così. Se questo... Se mi... Ha vinto, cazzo. Vabbè, io rigori in so buono, raga. Porca miseria, però bellissima partita, ragazzi. Veramente bellissima partita. Vabbè, ragazzuoli, oh, purtroppo abbiamo perso, ma raga, io sono veramente soddisfattissimo di questa partita. Ci andiamo a aprire questi pacchetti, vediamo un attimino chi abbiamo trovato. Intanto abbiamo questo argento. Io, ragazzi, vi invito a lasciare un bel pollice in su, commentate, condividete questo video, passate la pagina Facebook, Instagram, come sempre. Tutti i social qua sotto in descrizione. Raga, spero che anche a voi questo video vi sia piaciuto, quindi mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, perché raga, è stato veramente qualcosa di bello. Due partite veramente molto combattute e molto molto belle. Io sono soddisfatto anche se abbiamo perso. Non mi importa, allora non troviamo niente in questi pacchetti, tanto so solo che è una sola. Vi ringrazio, ragazzi, ci vediamo domani alle 14, mi raccomando, è sempre 19, non mancate, ragazzuoli, mi raccomando. Con quest'ultimo pacchetto ci vediamo, è tutto. Portiere Buffon. Ciao, ragazzi!